Ciao a tutti, ciao a tutte, bentornati. Allora, andiamo a chiedere, scusatemi, alle carte. Ci provo? In che senso? A me lui piace, lei piace, ho notato questa persona, però non lo so, sono titubante. Questo è il contesto con cui mi è stata presentata questa domanda. Ci provo? Se sì, vediamo un po' com'è comunque la situazione e nel caso andiamo a vedere anche magari cosa fare, qual è il consiglio delle carte. Concentratevi, scegliete la variante in base al colore o in base anche semplicemente all'ordine in cui io le leggo, perché magari scorrendo il video, potendo andare avanti con il cursore, potete decidere di leggere la seconda, la prima, la terza. Io non metto anche numeretti per non fare confusione, però poi alla fine è facile capirlo. Oh, qual è la prima, qual è la terza e qual è la seconda. Detto ciò, vi volevo sempre ringraziare per i commenti, per i contatti, per esservi iscritti al canale, per aver passato voce. Tanti mi dicono, ho conosciuto questo canale tramite e vi ringrazio tanto. E andiamo a cominciare. Direi di accantonare un attimo, variante gialla, variante blu. Oggi abbiamo anche lasciato l'anello riposo. L'anello che è il simbolo del nostro canale, con la monetina con il sole intagliato. E andiamo a iniziare con la variante arancione. Ho messo un colore diverso dal solito, visto che mi viene chiesto di cambiare spesso colore. Allora, ci provo? Non ci provo? Andiamo a vedere. Vediamo com'è il contesto. Partendo dal mazzetto dei tarocchi eterei, visioni eteree. Allora, beh, avete tutto. Le carte in regola, tutta l'autorità per provarci. Qui però siete delle persone di pensiero, cioè voi non vi buttate all'improvviso in un'avventura, ragionate tanto e probabilmente prima di agire vorreste riuscire a valutare tutte le possibili, vi metto qua la carta, possibili conseguenze, ma nella vita questo non si può fare perché poi magari passa troppo tempo tra la teoria e la pratica, non è più tempo per mettere in pratica appunto la teoria e magari arriva qualcun altro, vi ha portato via qualcuno e voi siete rimaste lì tristi per non essere riusciti a fare quello che ha fatto l'altro individuo, magari l'avreste fatto anche meglio, ma qui è solamente un atteggiamento, il vostro carattere non è né un pregio né un difetto, però spesso questa cosa vi porta a vedere andare via un trofeo sul quale avevate magari posto gli occhi. E potreste risultare un po' altere, un po' scostanti a primo sguardo, quindi se a voi interessa qualcuno e sicuramente non glielo avete fatto capire, quella persona non lo potrà mai sapere, anzi, se è interesse per voi, molto probabilmente potrebbe sentirsi un pochino, diciamo, inadatto, e quindi potrebbe rinunciare, così come avete interesse voi, interesse lui, ma entrambi per atteggiamenti e per carattere andreste a rinunciare tutte e due a questo approccio. Quindi, innanzitutto lo potete fare, avete tutte le benedizioni del cielo per farlo, però dipende da voi in questo caso. Sì, vi confermo, ecco, la persona su cui avete messo gli occhi, in realtà ha messo gli occhi su di voi e probabilmente vi somigliate. Anche lui sta lì con le braccia conserte. Lui in su, voi ne avevate in giù a stringere il vostro libro. Sentimento c'è? C'è, abbiamo un bellissimo 9 di coppe e secondo me abbiamo anche una bella persona e secondo me siete belli tutti e due. Questa è una gran bella coppia. Quindi alla domanda ci provo? E la prima risposta qui è sì, la coppia è uscita proprio come prime due carte. Abbiamo anche le coppie. Più di questo. Comunque, la persona che avete osservato è una persona che o un libero professionista, comunque o imprenditore, comunque una persona che ha a che fare con il mercanteggiare con la gente, oppure potrebbe anche essere un avvocato, cioè qualcuno che deve comunque contrattare qualcosa e prendere il termine contrattare in maniera molto ampia con le persone. Eccoci qua, sì, anche questa carta bellissima conferma la riuscita. Conferma la riuscita e conferma anche tutte, diciamo, le energie positive che daranno frutto, di questa coppia. Abbiamo l'imperatrice e questa donna comunque carismatica. Qui è un pochino più, guardate, adornata rispetto alla prima immagine di donna che abbiamo visto
prima. Qui abbiamo una donna che si è in questo caso adornata di più, quindi vuol dire che probabilmente ha deciso di mettersi in mostra, cioè ha deciso di far capire all'altra persona del consiglio che le carte vi danno che c'è qualcosa che questa persona prova nei suoi confronti e ha anche un fiore in mano, quasi a donarlo. Il suggerimento quindi delle carte è fatevi avanti voi. Con molta delicatezza, ovviamente non andate lì e come so, non travolgetelo con la vostra passione, ma proponetevi però, quello sì. Sì, proponetevi con equità, cioè non esagerate, non passate da un eccesso a un altro, da non voler far capire nulla a poi andare lì troppo decise. Questa è una carta di equilibrio, di fermezza e anche di saggezza. Sappiate fare le cose con i giusti modi, i giusti tempi, perché qui ci sono ottime possibilità di riuscita per il futuro. Ripeto, una bella coppia. Abbiamo l'appeso, qui c'è l'unica cosa, e poi andiamo un po' ad approfondire, o voi o lui, ma io credo forse voi, se non l'avete ancora fatto, è perché c'è qualche condizionamento, nulla di grave, è un qualcosa da cui però vi state già svincolando e potete benissimo svincolarvi, avete la mano che ha già afferrato la corda che vi tiene, solo che vedete, non potete lasciarla all'improvviso, vi fareste male. Dovete fare le cose con cautela. Questa è la prima risposta che abbiamo. Vediamo un po' per il resto. 9 di denari, e ci torna questo 9 come il 9 di coppe prima. Si conferma anche la positività di questa coppia. Soprattutto c'è molto che deve ancora venire fuori. Cioè, qui partiamo bene, ma il meglio verrà in futuro. Perché se mette radice questa coppia, molto probabilmente avrà anche le basi, delle solide basi su cui fondare il rapporto e da cui poi muovere per proseguire. Ecco, io non vedo una storia mordi e fuggi, e anche perché il fatto stesso che sia stata tanto ponderata, secondo me, perché non siete neanche voi persone che si buttano nell'avventura, e ecco, non vi interessa l'avventura. E abbiamo il 7, saggezza, molto bello, di spade. Secondo me in questo caso il limite che ci danno le spade, perché poi guardate il limite, ci sono dei perimetri. Diciamo ciò che vi tiene un po', ciò che rallenta, ciò è il fatto di voler controllare troppo la situazione, di far quadrare troppo le cose, il fatto di volerle rendere calcolabili. Abbiamo due figure anche geometriche. Ecco, questo voi probabilmente dovete abbandonarlo, che è un richiamo alla prima carta, dovete lasciarvi andare un po' di più, dovete essere un pochino meno condizionate dal vostro voler gestire razionalmente le situazioni, dovete un po' gettarvi di più, perché voi, e questo è il rischio, voi quando vi mettete in gioco andate, abbiamo anche lo scorpione. Voi quando vi mettete in gioco andate troppo protetti, troppo, vedete come la carta proprio all'inizio, andate con questa specie di armatura, cioè andate troppo coperti, troppo, non vi mostrate per quello che siete. Va bene proteggersi un po', non far capire subito com'è la propria anima, però così è un po' troppo. E quindi se voi continuate ad andare in questo modo e a vivere gli incontri come una sfida, come un qualcosa da temere in parte, e voi non sarete mai percepiti per quello che siete, perché voi in realtà siete così. Quindi sì, la risposta è sì, andate, ci sono delle bellissime opportunità, però alleggerite un po' il carico che diciamo vivete a livello empatico, ecco. A livello di sentimenti, a livello di pancia, quello lo dovete alleggerire un po'. Ora vediamo un consiglio, vediamo un po'. Un consiglio per aiutarvi a superare, diciamo, l'impasse che c'è. Eh sì. Allora, il successo c'è. Guardate. Vi dovete alleggerire di tutte le sovrastrutture,
Che sia l'atteggiamento un po' così altero, che sia l'armatura. Dovete recuperare la parte profonda di voi, il vostro bambino interiore, la parte sincera, la parte umana. Toglietevi la benda dagli occhi e avventuratevi in sincerità, perché comunque le carte ci parlano di un successo, di un'onda, comunque di un qualcosa al di là dei sentimenti. E qui è come se ci fosse. A me fa pensare sempre a Ulisse che torna, questa carta, e all'intuizione. L'occhio egizio, dovete seguire i sentimenti in base all'intuizione della vostra anima. Ed è vero che dovete andare protetti, avete bisogno di un guscio, ma non dell'armatura. Voi avete bisogno di un guscio, cioè dovete alleggerire il modo in cui voi vi date. Perché per esperienze passate, carattere e propensione, voi non andate lì denudati, con l'anima nuda, non è quello. Ed è giusto che andiate dalle persone con una sorta di velo per proteggervi all'inizio, perché è bello anche svelare le cose, spogliare le cose. Quando vedi tutto subito non è bello quello, neanche, cioè è più bello intuire, intravedere. Però dovete alleggerire, diciamo che l'armatura è troppo. Quella veramente non fa capire neanche se siete un uomo o una donna, cioè non è una questione di genere, è per dire, non dà nessun punto di riferimento a chi vi osserva. Dovete fare qualcosa di più leggero, un guscio. Il guscio va bene, cioè vuol dire un'armatura leggera, un qualcosa che se voi beccate dall'interno potete aprire, da cui vi potete liberare e uscire da un guscio, è uscire alla vita, è nascere, uscire da un'armatura, avere scampato una guerra, un pericolo. Voi dovete capire che ogni nuova esperienza ha un nascere, una possibilità di rinascita, anche se avete sofferto in passato, e non è un duello da affrontare da cui uscire vincitori. Dovete riuscire da voi, ma non uscire vincitori da uno scontro. È un incontro, non uno scontro. Non so se ho reso l'idea. E va bene, ragazzi, voglio un attimo accendere le luci e riprendiamo subito con il. Eccoci qui, siamo tornati. Andiamo alla variante azzurra, vediamo un po' se qui ci possiamo così sbilanciare, possiamo provarci. Vediamo, vediamo come siamo messi. Anche qui abbiamo una persona che sta osservando un pochino alla distanza un contesto, quindi anche voi avete, giustamente, se mi chiedete se ci posso provare, è ovvio che avete già individuato qualcuno di vostro interesse. Quindi quello che avete fatto fino ad oggi è stato semplicemente osservare e prendere appunti, quindi vi siete studiati un po' la situazione. Magari avete capito tante cose sulla persona che vi interessa, però siete ancora titubanti. Andiamo a vedere perché siamo titubanti, perché qui c'è stato un lungo lavoro, cioè voi non avete dubbio che questa persona vi piaccia, cioè voi siete certi che vi piaccia. È una persona che vi incute timore. Questa è una persona realizzata, forse anche un po' più grande di voi. Potrebbe anche avere in realtà una famiglia. Forse siete interessati a qualcuno già impegnato. Comunque, una persona con una posizione stabile, che può essere tanto nella vita lavorativa quanto nella vita, nel sentimento. E forse è questa la cosa che vi frena di più. Vediamo che consiglio ci danno. Eh sì. Qui abbiamo una persona impegnata, una persona impegnata, potrebbe anche avere anche figli piccoli o un figlio in arrivo, non lo so. Comunque una persona che ha una compagna e fondamentalmente tra di loro va abbastanza bene, c'è rispetto, c'è anche fedeltà, potrebbe esserci però un momento di stanchezza. Oppure i figli non sono arrivati ed era il desiderio di questa donna e quindi la coppia potrebbe magari vivere un momento un po' difficile, un po' di pausa, sebbene vivano insieme e che non ci sono stati, diciamo, nessun segnali di rottura. E voi forse vi state studiando la situazione perché vi è giunta all'orecchio qualche informazione, non volete non volete condizionare la scelta di quest'uomo, però voi o donna che sia, voi vi interessa, vi sentite anche un pochetto in colpa, però. E quindi rimanete lì a scrutare. Il vostro dubbio nasce da questa situazione qui. E credo che in realtà è già da un po' che voi stiate osservando questo personaggio. Questa carta parla tanto sia del fatto che voi è da tempo che osservate e siete titubanti, sia che in realtà prima che la situazione si sblocchi ci vorrà tempo. Quindi per il momento, prima di girare le altre carte per la seconda variante, la risposta è al momento dovete temporeggiare, perché c'è una situazione un pochino ingarbugliata a monte tra questi due personaggi.
C'è qualcosa che loro devono comunque chiarire tra di loro, perché non sono cattivi personaggi e nessuno dei due ha fatto del male all'altro. È giusto che voi abbiate dei dubbi, perché io capisco che voi vogliate, diciamo, non essere l'elemento di rottura di litigio, anche perché se loro non si chiariscono non è detto neanche che si vadano a lasciare. Comunque ci sarà un cambiamento repentino in questa situazione, è sicuro, e io credo nella vita di queste due persone. Per qualche motivo di sofferenza loro, quindi prima di vedere le altre carte, per voi seconda variante, voi ci potete provare, ma dovete attendere. Non potete andare adesso, dovete lasciare a queste due persone il tempo di risolvere le loro questioni. Quello che le carte vi dicono è aspettate, perché ci sarà una chiusura naturale delle questioni tra questi due, del rapporto comunque delle problematiche. Dopo potrete entrare voi in gioco. Abbiamo questo 9 di bastoni, quindi la concretezza in realtà come carta non è male questo 9 di bastoni. E soprattutto andando a leggere un po' tutte le simbologie, anche questa lampada fa pensare tanto alla lampada di Aladino dei desideri. Cioè questo desiderio dentro di voi è vivo, brucia, si alimenta, ha motivo di alimentarsi. Però dovete aspettare. Sì, le carte sono positive, cioè abbiamo ancora i chiami gemelli, quindi è una sorta di leggerezza. Io credo che quando la situazione si sarà sistemata, guardate, abbiamo le coppe con i fiori, voi dovete avvicinare la persona che vi interessa con il dialogo, in maniera garbata, ma con il dialogo, cioè tra di voi deve esserci prima di tutto un conoscersi. Con molta calma e poi potrà fiorire anche il sentimento, perché io credo che questa persona, se c'è la fine di un rapporto per una qualsiasi questione e verrà lasciata, dovrà lasciare, avrà un periodo di sofferenza all'inizio. Quindi voi dovrete avvicinare quella persona con sincerità, non cercando di fare consolatori perché la volete sedurre, però aspettare i suoi tempi. La carta dell'attesa qui è da prendere in senso molto ampio e lato, però abbiamo la ruota della fortuna, cioè abbiamo la ruota, il cambiamento ci sarà, la situazione in cui siete ora bloccati, gli osservatori, avrà un'evoluzione, però dovete aspettare. Per adesso ancora è tutto indeciso e tutto incerto, qui abbiamo anche un Giano bifronte che guarda sia al passato e al futuro, cioè ancora non è stata presa la decisione, i due personaggi non si sono chiariti tra di loro. Ancora non si è capito dove soffia il vento, perché ve lo dico, vi faccio vedere questo re, e abbiamo visto il re prima, anche dei personaggi, guardate, lo mettiamo a fuoco, che regge questa girandola. Quindi diciamo che la situazione è ancora incerta. Vediamo il consiglio per voi. Nella seconda variante. La strada in salita è faticosa, dovete andare contro la corrente, cioè voi vorreste agire subito, ma in realtà vi dovete rattenere. Sì, guardate, e abbiamo l'estinzione del pendolo. Il pendolo, c'è cioè il meccanismo ripetitivo, la situazione in cui queste due persone sono incastrate. Qui c'è una carta di sacrificio che può essere tanto o loro quanto soprattutto vostro, cioè quello di portare il peso dell'attesa del dover indietreggiare rispetto ai vostri propositi di avanzare. Dovete aspettare, lasciare a loro il tempo di soffiare su questa candela, sulla loro passione che è morta, che magari si è estinta anche perché sono mancati dei figli, non lo so, lì c'è qualcosa legato a questo. Però lasciare che venga fatto in maniera delicata, con un soffio, cioè qui non si può andare a rompere una relazione in maniera aggressiva. La dovete lasciare tramontare con i ritmi suoi e dopodiché però ci sarà la realizzazione, un contesto di abbondanza, di qualcosa che dà frutto, quindi anche per voi il responso seconda variante non è negativo, però non dovete agire, nel vostro caso dovete aspettare. Terza variante, vediamo un po' per la gialla com'è la situazione. Chi abbiamo qui? Ah, un bellissimo, bellissimo personaggio. Allora, qui abbiamo un segno di fuoco, sicuramente, per quanto mi riguarda. Abbiamo una persona appassionata, ma una persona anche molto sensibile e di una sensibilità un po' instabile, perché può passare facilmente da grandi furori a grandi depressioni. Quindi questa è una persona che ha deciso di andare all'attacco, ma che si è frenata.
E è come se all'improvviso avesse tirato le briglie del cavallo facendolo sterzare. Quindi c'è qualcuno qui che aveva preso la decisione di presentarsi, non conoscendo la persona che gli interessa, cioè non conoscendola a fondo. Però è andata un po' mascherata perché non aveva, cioè aveva la voglia ma non proprio il coraggio. All'improvviso qualcosa l'ha fatto spaventare e si è tirato indietro. Probabilmente ha chiesto anche consiglio. Voi state sì cercando di capire cosa fare, come fare di raccogliere informazioni su questa persona attraverso vostri amici. Magari avete cercato anche di farlo spiare sui social, di avere delle notizie. Voi volete concretizzare questa storia, però ancora non avete bene le idee chiare, non sapete bene come fare per riuscire. Vediamo perché. Voi volete. E qui tornano i bastoni anche nella prima carta. Volete sì, avvicinare questa persona, cioè è l'esigenza profonda della vostra anima che vi spinge ad agire, ma la vostra ragione si fa mille problemi. Percepisce questa missione come un peso difficile da portare e soprattutto voi vi buttate giù continuamente. Cioè voi continuamente vi dite no, però non lo fare, cioè la vostra anima vi spinge, voi non vi riuscite ad allontanare, non riuscite a dimenticare o andare oltre. Però il vostro corpo è come se, la vostra mente è come se vi dicesse no, tu non riuscirai mai, non gli può interessare, la storia non può andare, tu non sei adatto a lui, vi state sabotando. Ecco, voi vi state autosabotando. Ed ecco il diavolo. C'è qualcosa al vostro interno, qualche paura, qualche sofferenza magari del passato, c'è qualcosa che vi lega a dei ricordi negativi che vi condizionano. Voi vi state manipolando da soli. Con i vostri pensieri state sabotando le vostre sensazioni. Perché di per sé le carte non sono negative, la realizzazione ci può anche essere. No, vi siete fermati, ecco come state voi. Allora, la prima cosa che mi viene da dirvi, se potete agire, provarci o no, voi lo potete fare, ma voi non lo volete fare. Cioè, voi lo volete fare, ma non lo fate. E siete voi in questo caso che vi fermate, non è il contesto esterno che vi ferma, non è la situazione che non può andare. Qui abbiamo delle persone che si sottovalutano, si mortificano e appunto si creano ostacoli da sole. Anche questo 4 di spade ce lo conferma. Le illusioni della luna, idee ingannevoli, illusorie, idee false anche su di voi, vi buttate troppo giù. Vi tenete sotto il livello dell'acqua e anche dei sentimenti o sotto la sabbia come il granchio, non vi esponete mai totalmente. Questa concretezza che non viene mai realizzata, perché è una concretezza che vi fa paura questo 4. Voi rimanete, sì, negli abissi, voi rimanete chiusi nel vostro stomaco con le sensazioni, ma vi sabotate con le azioni. Le carte invece vi consigliano di gettare l'armatura, guardate qua, faccio vedere. La cosa che a me mi ha più colpito di questa prima carta era l'elmetto. E in quest'altra carta guardate cosa accade dell'elmetto buttato a terra. E la persona che senza l'armatura, con il vestito, perché nella prima carta c'è una sorta anche di stoffa sopra l'armatura. Questa persona che va con passo calmo e anche il cavallo è sereno. Voi dovete fare il passaggio da questo a questo per poter concretizzare. Questo è il lavoro che dovete fare su di voi. Il triangolo rivolto al basso, se voi cercate la simbologia, che poi quando incontra il triangolo rivolto all'alto crea la stella di Salomone, è lo spirito che va a fecondare la materia. Uno spirito che feconda la materia, come il seme maschile che feconda il seme femminile e dà via alla vita. Voi vi dovete concedere questo, voi dovete fare che i vostri pensieri non siano sabotaggio delle vostre azioni, che il vostro ragionamento astratto non vada a fermare il comportamento concreto. Dovete lasciare che il ragionamento scenda e fecondi le azioni rendendole simili a lui. Ma il vostro ragionamento deve essere sincero e coerente con quello che a vostra contemporaneamente percepite. Cioè, l'emozione vi spinge a fare una cosa che il pensiero va a sabotare. Dovete allineare prima il pensiero all'emozione, dopodiché farne un unico pacchetto che va a fecondare l'azione della materia per agire e concretizzare. Quindi qui dovete lavorare molto su di voi, ci deve essere un lavoro prima su di voi per poter poi andare ad intervenire sulla situazione e a farvi avanti, perché per le carte potete benissimo farvi avanti, ma non siete pronti. Quindi in questo momento voi partireste per la battaglia e poi tirereste nuovamente le redini del vostro cavallo.
Vediamo un po' il consiglio che ci danno le carte. Eh sì. Per fortuna che poi le prendiamo insieme alcune carte, non mi si può dire che le ho scelte. Qui c'è una grande guerra, un contrasto interiore tra tutte le voci che voi ascoltate, che sono anche dissonanti tra di loro. Voi date troppa attenzione a tutti i pensieri che passano nella vostra mente e che appunto vanno a sabotare le vostre idee, quando dovreste invece puntare diretti verso il vostro obiettivo. Vedete il braccio e l'obiettivo, il corpo e il mezzo per ottenerlo. Voi che andate in sintonia nella stessa posizione, che seguite il vento sul sentimento, sull'acqua e andate a prendervi quello che vi appartiene. Quello che volete, e questo è il fine della vostra anima, che poi è la zona di benessere, perché voi non siete nella vostra zona di benessere. Voi in questo momento, e quella parola mi torna, vi state autosabotando, e questa è la parola che mi viene in questa variante. Dovete rimettere ordine dentro di voi. Sarà per gradi, andrete per gradi fino alla realizzazione. Quindi ragazzi, innanzitutto ragazze, per la terza variante l'azione non è impossibile. Potete provarci, ma prima a voi, e se è l'unica variante in cui è uscita forte, c'è la richiesta di un lavoro interiore per mettere ordine proprio nella vostra vita, nel vostro modo di approcciare le situazioni. Io vi ringrazio, è stato un interattivo un po' flash questo, ma la domanda era una domanda diretta e spero di sapere qualcosa da voi. Se vi piace il canale seguite, spuntate la campanella, diffondete come dico sempre il verbo, scherzo, e grazie per la pazienza con cui vi vedete anche le pubblicità. Un bacio grande.